Ciao a tutti, stasera vi faccio vedere quello che ho comprato ieri all'outlet a Barberino del Mugello. Allora, iniziamo subito. Sono stata subito da Pupa e ho preso, partiamo con ordine, due pennelli. Allora, uno è questo del numero 18 e l'altro è questo ed è il numero 10. Allora, questo è, come vedete, tagliato e serve per picchiettare il prodotto, proprio per fissarlo meglio, mentre questo c'è scritto che è per gli occhi e per il viso, per creare ombreggiature. Io l'ho preso per sfumare. Comunque, anche se è, vedete, gigantesco, però magari se ho fatto metà occhio in un modo, metà occhio in un altro, sfumo insieme. E questi due, così vi dico subito quanto li ho pagati. Allora, il pennello, questo qua, si chiama Profondità, e l'ho pagato 1 euro, mentre questo, il pennello per l'ombreggiatura, è 3,50. Poi andiamo con gli smalti, che sono costati 4,90 euro l'uno, e c'è questo qua, che è il numero 01, e sono con tutti i glitterini. Poi c'è l'altro, questo, che è il numero, l'ho staccato, non si legge. Beh, il nero e quest'altro, che è il viola. Anche questo non c'è scritto il numero perché l'ho staccato levando lo scoccettino che avevano messo qua, è andato via. Poi ho preso questo eyeliner, eyeliner 02 il numero, ed è questo rosato qua, e il pennellino è così. E è un color carne praticamente, e questa è la linea che viene. Poi ho preso un altro eyeliner, e questo si chiama Eyeliner Glitter Party. Ora non si vede perché con lo scotch ho staccato mezza riga e non l'ho lasciato ancora lì, ed è sempre lo 01, e ha questa puntina, vedete, proprio a punta, ed è dura questa punta, e sinceramente potrebbe essere utile per fare le righe più dritte. Ed è questo qua, non si vede tanto, ecco, qui sembra un po' bianco. Comunque, poi ho preso e questo allora, questo si chiama New Romantic Eyeliner e l'ho pagato 2,90 euro, mentre questo, e io già avevo il verde, l'azzurro, cioè il blu, diciamo blu un po' chiaro, e il viola, e questo invece l'ho pagato, che è il Glitter Party Eyeliner, 5,50. Comunque il negozio mi pare costi 8 euro. E ultima cosa, anzi penultima cosa, ho preso questa matita Kajal, è questo verde qua, e scrive molto bene. Poi ho preso questo ombretto Cotto Duo, il numero
Luminis si chiama, e c'è da una parte ed è questo bianco con riflessi oro, e dall'altra è questo argento con i riflessi oro. Scrivono davvero bene. E la matita l'ho pagata 4,90 e l'ombretto 4,50. E poi ho preso queste salviettine a 3,90 euro, salviettine struccanti professionali con estratto di aloe vera. Boh, proviamo un po' come vanno. E questo è quello che ho preso alla Pupa. Poi sono stata da Bottega Verde e sinceramente non ho preso make up perché non c'era niente che mi piacesse. Comunque erano tutti i colori che io già avevo. E quindi sono andata un po' più sui prodotti per il corpo e per i capelli. Allora, iniziamo con, ho preso questo shampoo ed effetto brillantezza, capelli opachi e colorati, shampoo ai frutti, agli estratti di frutta e proteine vegetali. E devo dire che mi è piaciuto il profumo, che io sono un po' come Aquilanina, io compro il profumo anche. E praticamente, dato che io ho capelli comunque con le mesh, i colpi di sole rientravo fra i colorati, quindi li ho provato. Poi ho preso questa crema ai semi di lino, e capelli molto secchi, perché io da un po' di tempo a questa parte ho scoperto di avere i capelli secchissimi. Infatti, praticamente io tendo a sfaldarsi la cute e sembra un po' forfora, ma invece forfora non è. E la non, vabbè, non si apre. E la parrucchiera mi ha detto che assolutamente non è forfora, ma è secchezza di capelli. Quindi ho preso questo, che non mi riesce neanche a capire. Comunque, ho preso questo per vedere se riuscivo a, buono, insomma, se riuscivo a rinvigorire un po' i miei capelli. È una crema, si lascia in posa dopo lo shampoo, al posto volendo del balsamo. Poi ho preso questo qua, il bagno doccia al mango, che fa parte dei succosi della linea I succosi. C'era diverse cose, io ho preso questa. E allora, qui sono tutti scontati e non me ne ricorderò mai nemmeno uno. Comunque non andavano più di 5 euro i prodotti, ecco. Comunque ho preso questo nella linea per il balsamo, per il bagno doccia, e mi piaceva tanto l'odore. E poi comunque ce n'è, vedete la mano, ce n'è abbastanza di prodotto. Poi ho preso questo qua, uno scrub attivo. Uno scrub attivo lubrificante al caffè verde, linea corpo e trattamento. Praticamente uno scrub da fare sulla pelle. E buono. Comunque i prodotti della Bottega Verde mi piacciono perché hanno tutti un buon profumo. Questo scrub addosso. E poi ovviamente avevo diritto, cioè se volevo potevo scegliere un prodotto che non avesse né il bollino giallo né il bollino blu, e lo pagavo 4,49 euro. Ed ho preso questo capello riccio volumizzante arricciante all'estratto di ginseng, capelli secchi e crespi. Praticamente finita la doccia te lo spruzzi sui capelli, li giri ancora molli, li giri in tutte le ciocche e dovrebbero rinvigorire ricci. Ora proverò, vi farò sapere e niente,
Vi saluto e a presto. Ciao!